Ciao, video sui prodotti bocciati, bocciatissimi del periodo, dell'ultimo periodo. Allora, cominciamo da un prodotto che non ho mai sentito sinceramente in giro. Praticamente questo me l'aveva dato mia sorella da provare, crema styling Definisci Ricci della Vita Native. Questa si trova all'interno delle erboristerie, insomma, quel tipo di negozi lì. Qui era per capelli ricci, un inci non buono, dentro c'è l'olio di semi di lino, la salvia, eccetera, ma un vegano tutto quanto. Questo prodotto c'è scritto: facilita lo styling, separa e definisce ricci, effetto anticrespo e super luminosità, costa tantissimo perché viene intorno ai 20 euro. Bene, questo prodotto vi secca i capelli come non so che cosa, cioè veramente lei, a lei non è piaciuto. Lei ha già i capelli ricci, quindi effetto arricciante zero sui suoi capelli che già sono ricci, figuratevi sui miei che ricci non sono più. L'effetto era praticamente inutile se non peggiorativo del fatto del crespo, quindi veramente soldi buttati via. Ora lei l'ha dato a me, quindi non posso più darlo a lei come faccio di solito, non so veramente a chi darlo per vedere se lo possono utilizzare. Poi vi ho fatto vedere già nel video dei prodotti terminati questo gel detergente della Low pH Good, no, allora non è la Low pH, è la marca Corsair X ed è il Low pH Good Morning Gel Cleanser. Questo praticamente sarebbe da utilizzare al mattino. Bene, questo praticamente, questo con per ammorbidire, rinfrescare, senza la sensazione di stiramento. Bene, ragazzi, non ho mai provato un gel detergente peggiore di questo. Allora, innanzitutto vi lasciava la pelle che tirava come carta vetrata. In più, qua degli occhi, io a un certo punto ho detto: ma non può essere questo. Dopo che mi sono lavata la prima volta, avevo gli occhi completamente senza lacrime dentro, cioè erano completamente in deserto. Ho detto: vabbè, ogni volta che ho utilizzato questo, io non riesco a andare lontano. Io non è che me lo sono messo sugli occhi, ma l'acqua che scendeva quando mi sciacquavo il viso la mattina, uno si darà una rinfrescata con l'acqua, bene, mi andava negli occhi e me li lasciava secchi come, cioè appannati completamente, disseccati, che mi facevano addirittura male, una cosa fastidiosissima e veramente anche, non dico pericolosa, però veramente impossibile da utilizzare per quanto mi riguarda, proprio impossibile. Poi, bocciato questa mousse di Adorn volumizzante testa fra le nuvole. Un tempo si parlava tantissimo di questi prodotti, ora non se ne parla più. C'è ancora però da Tigotà, ha una profumazione buonissima, così di pulito, di muschio, veramente buonissima. Peccato che non mi faccia assolutamente nulla, mi secchi tantissimo i capelli, non volumizza niente praticamente. Questa perché volumizza? Perché al secondo posto ha l'alcol denaturato, praticamente vi dà una botta di secchezza che vi volumizza per forza, però sono talmente secchi i capelli che non hanno proprio più la forma. Già i miei hanno delle grosse difficoltà con la tenuta, con il riconoscimento in una qualche forma. Figuriamoci, diciamo, a dare un tono con quella cosa lì. Comunque, bocciatissimo. Sappiamo che ultimamente l'ingrediente top, allora fino a poco tempo fa, era l'acido ialuronico. Lo è tuttora, ma ormai si va avanti. Come si dice, l'ingrediente principe dei vari prodotti di bellezza adesso è la niacinamide. Tutti a parlare degli effetti della niacinamide. Ora io non so se sia quella o se sia la combinazione all'interno di questo prodotto. Comunque sta di fatto che era il primo prodotto che provavo a questo acido, no, questa vitamina, che sarebbe la vitamina B, credo. Che cos'è la niacinamide? Non è la vitamina B3, è una cosa di questo genere. Comunque ho utilizzato questo, scusate, me lo metto qua perché è tutto che spande, della marca Q Plus A,
Daily Toner che si trova al DM oppure anche in qualche altro sito, però l'ho comprato lì. Il prezzo era anche altino perché mi pare venisse sui 7-8 euro. Ho detto partiamo con il tonico, vediamo un po' come mi trovo. Bene, partito ad utilizzare questo tonico, mi sono completamente riempita la pelle di bollicine. Ho detto vabbè, magari è il primo giorno, deve sfiammarsi. No, andava sempre peggio la questione, quindi inutile che uno mi dica no, deve farlo, deve farlo. Eh sì, però non potevo andare via come se avessi, insomma, un disastro, non lo posso più utilizzare, quindi lo butto via perché non so neanche a chi darlo e ho paura che faccia lo stesso effetto, vuoi mai che mi venga poi a dire qualcosa. Chiudo un po' la finestra perché qua c'è la parata di Monte Carlo. Altro bocciato è questo shampoo di Giada. Sempre per il discorso dei miei capelli molto molto secchi, io ho comprato questo perché è uno shampoo riflessante con erbe tintorie e acido ialuronico della linea Ayurvedic, fitopigmenti, dark hair e mallo di noce. Ho detto vabbè, magari non sarà lo shampoo migliore del mondo, però magari mi dà quel tono un po', cioè, ma mi aiuta un po' con questi capelli, non so come, ma mi aiuta un po' con questi capelli. Mi lascia i capelli di un secco che non vi dico. Di un secco che non vi dico. Ora, io devo capire se è un problema di phon, ma il phon è un phon che ho da 10 anni almeno a questa parte, quindi insomma, se fosse stato lui avrei dovuto accorgermene un po' prima che il phon era troppo caldo. Cioè, veramente, questo chi lo sta utilizzando adesso? Sempre lui. Non mi dà nessunissimo tipo di riflesso sui capelli, protettivo del colore, io non mi tingo, purtroppo al momento non mi tingo, qua mi sto venendo fuori un sacco di capelli bianchi, quindi vediamo se dovrò cedere alla tinta, comunque per il momento cerco di resistere. Bocciato. Poi, questo è un video solo di bocciati, quindi è il mio video preferito. Boccio. Prima di passare, diciamo, al make-up, diciamo così. Allora, Koda Lee sta rifacendo le sue linee di prodotti a partire da creme, cremine, doccia schiuma, creme mani, sta rifacendo un pochino tutto in attesa di qualcosa di effettivamente nuovo alla fine, perché anche la ragazza che mi aveva fatto la giornata, sapete che fanno le giornate di Koda Lee ogni tanto, mi ha detto vabbè adesso ha rifatto tutto, adesso aspettiamo qualcosa anche di nuovo. Comunque, e secondo me però sta rifacendo in peggio. Io una volta quando compravo Koda Lee sapevo già che sarei andata sul sicuro, che a qualsiasi cosa avessi provato mi sarei trovata bene e così era. Ultimamente sto avendo un po' di delusioni qua e là. Ecco, quindi nel video dei prodotti finiti vi ho fatto vedere la linea, la vitamina C che non mi è piaciuta, quindi inesistente per quanto mi riguarda. Il contorno occhi al resveratrolo per me è un contorno occhi inesistente perché troppo leggero non va bene. E allo stesso tempo io mi ero comprata le due acque profumate che hanno rifatto, quindi le acque sono rimaste le stesse, hanno rifatto i pack. Adesso io non lo so se la tenuta era pessima anche quella volta lì. Sta di fatto che adesso io non posso pensare di spendere 25 euro per delle acque fresche, cioè te lo dicono però anche, te lo dicono che sei una sciocca, perché loro ti dicono che è un'acqua fresca. Quando dice, è come mettersi acqua fresca, te lo dicono che è acqua fresca, o fresh, eccola qua, acqua fresca, quindi tu paghi 25 euro per d'acqua fresca. Questa era Notte di Pompelmo, Mandarino e Cedro, una profumazione che io amo letteralmente, cioè proprio. Appena l'ho sentita ho detto è mia, mi piace da impazzire, mi piace da morire. Bene, me la sono spruzzata anche sul polso perché ho detto proviamo a vedere se mi piace veramente. Me la sono spruzzata, mi pareva che qua mi durasse, poi però mi rendo conto che io andavo ogni volta ad annusarmela così. Dovevo infilarmi il naso tra le ossa, quindi già dovevo capire che la durata era quella che era. Bene, sta di fatto che io me la spruzzo. L'ultima volta ne ho spruzzati 30 volte, l'ho spruzzata 30 volte, finito di spruzzarla, cioè, non la, cioè la spruzzavo perché ho detto prima o poi la sentirò,
Niente. Cioè, è acqua fresca. Potete spruzzarvela 45 volte, ma non scherzo, buttarvi il flacone intero. Non si sente, non si sente. Stesso effetto l'altra, perché comprarne una quando ne puoi comprare due? Questa era sempre acqua fresca, sempre dichiarato che è acqua fresca, note di bergamotto, iris e muschio bianco. Profumazione paradisiaca, perché c'è da dirlo che è paradisiaca questa profumazione. Proprio sono le mie, queste sono le mie profumazioni. 70 spruzzate, doccia con questo, non pervenuta. Quindi io dico, coda lì. Ho capito che vuoi rifare il pack. Lo so che sono più accattivanti queste confezioni. Lo so che sono bellissime da vedere queste acque profumate. Però io non ti comprerò più nulla se continui a fare così. Poi andiamo al make-up. No, passiamo a questa cosa qui. Allora, quest'inverno avevo messo nella mia wishlist un prodotto di Dior. La signora mi ha detto: guarda, come questa nessuno mai. Cioè, questa spendi, ma veramente ti rimette questa cosa nuova. La qui presente dice: ok, andiamo, mettiamola in wishlist perché è una cosa che costa 32 euro per una cosa grande così. La confezione è bellissima con tutti questi pallini, eccetera. Questo è il famosissimo crema bricot Soin Fortifiant, quindi una crema fortificante per le unghie e cuticole. Allora, voi pagate 32 euro, 35, insomma, poi dipende, per paraffina. Una cosa che voi potete comprare, cioè la paraffina quanto costerà 1 euro? Paraffina mischiata all'anolina, quindi prima dell'anolina c'è addirittura la paraffina. Io non mi ero accorta perché non ci sono, era un corner di Dior, quindi non c'era la confezione. La tipa mi ha detto: guarda, questa devi spalmartela bene qui perché non si assorbe. Certo che non si assorbe perché praticamente è petrolio puro questa cosa, è paraffina con... Allora, la profumazione non è neanche particolarmente buona, ma va bene. Ok, questo è il classico prodotto che voi mettete e vi sembra di dire: eccolo, l'ho trovato il prodotto ad hoc per le mie unghie, per le mie cuticole che sono perennemente secche perché usando il gesso a scuola, ambiente polveroso, sono sempre secche come il piave. Lo utilizzate, vi unge come non mai, appunto il contorno delle unghie. La mattina dopo vi sentite ancora la parte bella umettata, bene, vi lavate il viso, le unghie sono secche tali e quali al giorno prima. Cioè non fa niente, non fa niente. 32 euro, a me dispiace, io non l'ho neanche detto a Francesco che non è un prodotto buono, lo continuo ad utilizzare, ma assolutamente non fa niente. Queste sono le classiche prese in giro di prodotti che non hanno nessuna ricerca dietro, perché questo non può avere una ricerca dietro, cioè può avere anche l'olio di albicocca, ma non ha una ricerca perché è paraffina con l'anolina. L'anolina si trova anche in farmacia, barattoli enormi a 3 euro, quindi non mi venite a dire che c'è qualche ricerca dietro a questo prodotto. Questo prodotto è inutile, costoso ed è una presa in giro veramente tremenda per quanto mi riguarda, perché quello che non fa quello lo fa questo. Questo prodotto che costa, adesso ho visto anche su internet perché devo comprare il barattolone più grande, questo prodotto è un tuttofare, non solo è l'unica cosa che funziona per i talloni screpolati. Vi fate una volta una maschera con questa crema e vi ritrovate i piedi rimessi a nuovo. E parlo io che ho i piedi praticamente messi come le anziane in casa di riposo. Ma se vi fate anche un bel impacco sul contorno delle unghie, delle cuticole, cioè questo fa qualcosa, quell'altro, cioè veramente, cioè questo costa 5 euro, questo barattolino, sempre la medesima wishlist, avevo messo appunto in lista due matite occhi.
nel negozio me le hanno spacciate come sostitute delle matite occhi di Chanel, quelle 24, non 24 ore, insomma, quelle waterproof, con cui mi sono sempre trovata benissimo, che durano tutto il giorno, il colore rimane pieno, vibrante, lo stesso da quando lo mettete a quando lo togliete, quindi era una certezza per me. Cercavo un colore che in quel negozio non avevano e mi hanno dirottato verso queste, dicendomi guarda che queste sono equivalenti, durano 24 ore, sono in gel, sono ottime, sono nuove, benissimo, mi fanno provare i colori, dico ottimo, ho trovato finalmente anche i colori che cercavo. Di cosa sto parlando? Delle matite di Dior, le Dior Show 24 ore stilo Intense White Waterproof Eyeliner. Io l'ho presa nella colorazione matte green perché era il primo matte green che trovavo, perché di solito sono sempre brillantinati o comunque ecco, ma è matte. E poi questo che è il matte purple. Allora, sono bellissime, costano 24 euro l'una, quindi un'esagerazione. Sono retraibili, che è quello che io cerco. Come potete vedere, già non sono scritte, cioè io devo fare così, vedete? Non scrive, devo andare un po' a calcare. Ma guardate il colore quanto è bello, è un viola intenso. Il verde me l'avevano venduto che era secco, sono dovuta andare a farmelo cambiare perché l'hanno venduto ed era già secco. Cioè, guardate, io per mettermi questi prodotti devo calcare tantissimo. Guardate che bel verde che è, però devo calcare tantissimo. Innanzitutto il colore non è propriamente omogeneo, ma dunque, Francesco me li ha regalati a Natale. Sono passati 6 mesi, ok, dicono di 6 mesi, ma qui mi dice, non mi dice quanto durano aperte, però 6 mesi mi pare un po' poco per una matita a occhi. Comunque sono già secche tutte e due. Questa addirittura mi si è spezzata la mina, mentre mi facevo la linea, mi si è spezzata la matita, eppure io le tiro fuori che sono proprio pochissime, non è che tiro fuori tutta la matita per farmelo. Per me anche questo, cioè io, che devo dire? Cosa devo dire a Christian Dior? Io dico che queste non le consiglierò, sono già secche, costano tanto, non sono valide, sono quelle cose fatte con i piedi e vendute solo perché c'è scritto Dior. Sinceramente io odio questo tipo di cose. Boccio anche il mascara di Yves Rocher, il Vertige Volume. Ora, è vero che le mie ciglia sono cambiate, è vero che io mi trucco pochissimo, quindi boh. È vero che devo mettere il primer sotto perché ormai le mie ciglia non sono più come una volta, ma con il primer, questo sarebbe il Vertige Volume. Il mascara che fa meno volume di tutti è questo. Cioè, veramente è come mettere acqua fresca. Non fa nessun effetto, cioè neanche se passate 45.000 volte, io non posso pensare di dover comprare due mascara, metterne uno sotto, uno sopra, eccetera. Quindi per me questo è completamente un bocciato. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è che boccio proprio per una questione di così, perché sono rimasta proprio malissimo, è una candela. Me l'ha regalata Francesco, me l'ha regalata a Natale, di sua iniziativa, in una profumazione che non mi piace, ma questo va bene, non è questo il motivo per cui la boccio, perché la profumazione è totalmente soggettiva. Ma questa è la candela in questione, una confezione bellissima della marca Scandinavisk. La profumazione in questione è Lampy, che è Vintage Love. Questa purtroppo a me non piacciono queste profumazioni perché dentro c'è la rosa, aveva delle cose proprio che non mi piacciono. Comunque, perché non mi piace? Perché questo barattolo è un barattolo che costa 50 euro, cioè una crema, una candela che costa 50 euro, non può avere una profumazione che non si sente. O perlomeno che è così delicata, ma così delicata, che o ce l'ate vicino ad annusarla o altrimenti non si sente nella stanza. Uno dice, ah, ma sì, ma sì,
se mi dici che è una candela che ha una profumazione, non mi devi dire che è delicata perché ha ingredienti naturali, eccetera. No, piuttosto fai una candela che dici non è profumata, perché se io la pago 50 euro voglio anche che la profumazione si senta. Quindi non si sente e soprattutto non si brucia in maniera omogenea. Cioè, ma è possibile che si bruci in questo modo? E io la lascio accesa 3, 4, anche 5 ore, perché in questo modo si consuma bene la cera. Vi pare che si consumi bene? Questa candela è finita, perché dentro lì ci sarà un'ultima accensione, ma già nell'ultima accensione si vedeva già lo stoppino sotto, quindi praticamente è quasi finita, cioè la faccio andare ancora un'ora e poi si spegne da sola. Quindi è una candela che arriva fino qua, se la vedete anche in controluce, vedete? Il fondo è fino qua. Per quello ho detto, ma come è già finita che arriva fin qua? No, perché c'è lo strato di vetro qua, arriva fino qui. Non si brucia in maniera omogenea, non si sente il profumo e costa 50 euro. Cioè può arrivare anche dal Polo Nord, ma veramente questa è una, anche questa per me è una presa in giro. Mi ha regalato anche la crema per le mani abbinata, un balsamo per le mani che costa 20 euro, 20 euro una crema per le mani, che non idrata, non nutre, quella si profuma troppo, profuma, una crema che profuma troppo, ma io di questo la vedevo in vetrina lì in una erboristeria, dicevo guarda che bello, lui me l'ha regalato perché lo vedevo, proprio non comprerò più nulla. Bene, allora io ho terminato con i miei prodotti bocciati, ho parlato tantissimo, fatemi sapere se anche voi avete dei bocciati, se avete delle cose insomma che volete dirmi, che volete chiedermi. Io vi saluto e vi lascio al prossimo, ciao ciao.